Nel nostro video di oggi, ci immergeremo nell'entusiasmante e discussa puntata di Affari Tuoi che ha visto protagonista Nicoletta, una concorrente originaria di Gubbio impiegata in una struttura alberghiera. Ma prima di entrare nel vivo della vicenda, ti invito calorosamente ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche per non perdere i nostri futuri video e le ultime notizie. Nicoletta, affiancata dalla sua determinata sorella Emanuela, ha mostrato una brillante strategia nel gioco, prendendo decisioni coraggiose e lungimiranti. Fin dall'inizio, ha dimostrato una notevole lucidità nelle sue scelte, eliminando con successo i pacchi meno vantaggiosi e mantenendo saldamente in mano un unico pacco rosso dal valore di 10.000 euro. Nonostante le tentazioni rappresentate da un'offerta di 46.000 euro, Nicoletta ha deciso di proseguire con fiducia, convinta delle sue possibilità. Tuttavia, la sua audace strategia ha comportato la perdita dei premi maggiori da 100.000 euro e 200.000 euro, aumentando la tensione nell'aria già elettrizzata. Guidata dal suo intuito, ha rifiutato ulteriori offerte, scegliendo di rimanere fedele al pacco che sentiva più affine. Una scelta che si è rivelata vincente, portandole a conquistare un premio finale di 50.000 euro, scatenando un'esplosione di entusiasmo tra il pubblico e confermando Nicoletta come una giocatrice di grande calibro. Tuttavia, non tutto è stato rose e fiori durante la puntata. L'intervento insistente di Emanuela, con i suoi consigli non richiesti, ha generato malcontento tra il pubblico e ha suscitato polemiche sui social. Nonostante ciò, le abilità di Nicoletta nel gioco hanno trionfato, permettendole di assicurarsi un montepremi significativo e dimostrando la sua capacità di gestire la pressione e i consigli esterni. E ora tocca a te. Cosa ne pensi della straordinaria partita giocata da Nicoletta e del ruolo di sua sorella Emanuela? Condividi le tue opinioni nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella per restare aggiornato sulle prossime novità e video sulle ultime notizie.